A tutti gli spettatori, dunque il Graffio stasera vi ha portato una cosa nuova in genovese. È un complesso che poi si presenteranno da soli. E complesso, è una parola grossa. Va bene, sì. Comunque sono dei ragazzi molto richiesti che comunque avranno molto successo sicuramente andando nel tempo. E la loro musica la trovate dal Besagnino. Satanico. Solo da un Besagnino. Va bene, intanto vi faccio presentare direttamente. Presentati. Mi sono Torsio, canto e sono a Poela. Io sono Giascio, canto ogni tanto, quando mi ricordo, e suono la chitarra. E insieme abbiamo anche Elisabetta, che è la mitica proprietaria del barretto, che ci dà questa opportunità della Happy Summer 2014, che finalmente qualcuno si è svegliata e ha portato un po' di musica, di giovani nello sfizio totale. Infatti l'hai visto. Ma siamo giovani, dai! Siamo giovanissimi! Siamo giovani dentro. In euro io ce l'ho 25. In euro 25. Anch'io. Quindi siamo nella stessa barca. È la musica del futuro. Allora, come è nata la vostra idea? Ma guarda, l'idea è nata semplicemente perché siamo amici, innanzitutto siamo amici. E poi devo dire la verità che questo progetto qua, non scappate, questo progetto qua trova la sua radice dell'essere nel baratto. Perché il baratto? Perché siamo stufi di cacciare fuori delle palanche quando tu c'hai 2 kg di cipolle e io 3 kg di patate. È inutile che andiamo di nuovo a comprare, ci scambiamo della roba, basta spendere dei soldi. Noi siamo per il baratto. Perfetto. E noi vogliamo il baratto, e noi ti diamo un disco e tu ci compri una bottiglia di birra, di vino. Anche qualcosa da mangiare. Ci portano tutti da bere qua, facciamo una brutta fine. A meno che guardateci anche dei quaderni, portateci quei libri che avete già letto e non vi servono. Bravo. Portateci quello che vi avanza e che volete dare via, ma soprattutto che credete o crediate, non lo so, che abbiano un valore per voi, che volete trasmettere a noi, e noi vi trasmettiamo quello in cui noi crediamo, che è la nostra musica. Basta, andiamo qua. Bravo Pereira, bravo. Basta. Tocca a te, Andrea. Tutto questo io non posso dire altro che confermare tutto quello che ha detto lui. Senti, voi avete una pagina Facebook che vi possono trovare poi da pochi giorni. Abbiamo fatto freschissima. Quindi se ti chiedo l'amicizia me la passi, me la dai? Penso di sì, bene. Penso di sì. Siamo amici. Una vita da prima che nascesse. Ma da prima che nascesse il Graffio. E anche Facebook. Anche Facebook, è ancora da prima. La pagina di Facebook è delle Barca Torzio. Avete degli appuntamenti? Vi possono venire a vedere da altre parti? Dov'è che avete il progetto di allora suonare? Guarda, dovremmo essere, sempre che riusciamo ad organizzare, perché poi in realtà la questione, eccolo, questo è il numero 4, ne abbiamo fatti altri 3, il primo si chiamava 1. Siamo le Barca Torzio, suoniamo a baratto, voi ci date da mangiare, da bere, 2 borse delle spese, noi suoniamo, il CD non si vende, ma si baratta. Perfetto. Lei si chiama Maya. Ah, lei è Maya, qua si vede meglio, che piscia. Le sue funzioni vitali. Vabbè, no, dicevamo che noi se riusciamo, grazie, perché poi in realtà la questione non è che noi siamo dei professionisti della musica. Lo fate per divertimento. Noi siamo delle persone che hanno anche un altro lavoro. Ma se io vi proponessi poi invece di aiutare un'associazione, devo aiutare 2 associazioni di bambini malati anche per il Gaslini, dovremmo fare uno spettacolo, se vi invito. Noi laddove c'è un'organizzazione seria, laddove c'è da aiutare le persone. E no profit, siamo tutti misci, noi ci siamo. Possiamo barattare i panini. L'abbiamo già fatto e lo faremo sempre. Io vi tengo presente per questa cosa qua, sempre. Perché a me ultimamente, sto aiutando tantissime associazioni. Ovviamente, è un'organizzazione seria, è un motivo assolutamente valido, noi ci saremo. Penso sempre. Che la salute dei bambini sia un motivo molto valido, sì, però anche degli animali. Sì.
a volte noi sono veramente i due sì, vivi, no, animali indifesi. Noi per quello che è la serietà e il progetto in cui si dà una mano alle persone che hanno bisogno, bambini, grandi, extracomunitari, comunitari, genovese, napoletano o svedese, noi ci siamo. Mi dicevi invece dov'è che ti possiamo trovare? Cioè, ho detto una cosa giusta. Voi nella vostra pagina Facebook impostate dove gli appuntamenti, fate dove andate a fare gli eventi? Eventualmente. Sì, io ti dico la verità, io non ho Facebook, però lo fanno loro. Parlare con gli amministratori che sono dietro. Però noi il 16 se riusciamo ad organizzare, perché dicevo che poi in realtà noi, oltre a suonare la chitarra, a fare questi concerti, la musica al baratto, però in realtà non è che il nostro primo lavoro o la nostra cosa a fare le barche a falso. Quindi se riusciamo a organizzare con gli impegni lavorativi, cioè il 16 siamo a Castello di Carro in provincia di già La Spezia, Castello di Carro? Penso di sì. Sì, siamo lì sopra a fare le notti bianche. Wow! La notte bianca. Quindi invitiamo tutti numerosi, sicuramente il canale 72 di Teleturchino lo vedono in tanti, sì, ne saranno benissimo informati. Sì. Ma ogni volta che devono volere una canzone più vi devono sempre insultare. È normale, se ci dicono bravi ce ne andiamo. Oddio, no, io prima ho applaudito e ho detto bravi. Sì, infatti abbiamo smesso, no, cosa è successo? No, niente. Grazie. Un'altra curiosità. Prego. Piccola. Voi nella vita che cosa fate? Allora, io sono un impiegato. Però. Nada más y nada meno che un impiegato. La cosa più semplice. In un ufficio e faccio l'impiegato. Tu, Andrea? Io sono una barca a torsio. Comando la mia barca a torsio, faccio la barca, il comandante della barca a torsio, della mia barca. Pescatore? No. No, peggio. Cosa? No, ve lo dico, non lo dirò mai, sono sulla barca a torsio. Lui comanda la mia barca. A Torsio. Torsio è una località o... Torsio è una località? Sì, è ovunque. A Torsio. A Torsio in realtà vuol dire, in dialetto senese, vuol dire una barca alla deriva. Ecco. Quindi alla deriva. Si può dire anche di una persona che sia così, è una barca a Torsio, tipo è una che lì. È alla deriva. Una persona alla deriva. Però io sono mezza persona, mezza barca. Però è capitano, quindi lui... Però io comando la barca a Torsio. Anche no. Elisabetta, Elisabetta è mitica per il barretto ormai. Però cioè, praticamente... volevo aggiungere che con Andrea che era dietro, che sta miscelando e sta ordinando tutte le cose. Vabbè, dai, una piccola un po' di radio nostalgia. Abbiamo fatto il militare Andrea. Insieme. Andrea. Aspetta Andrea, fatti vedere. Ecco, Andrea è... Allora io dirò di più con Andrea, io vivevo sopra e lui sotto a lavare macchine. Lavava le macchine, io uscivo dalla finestra e mi arrivava su tutto, sì, io da ragazzino probabilmente. Però devo dire una cosa, caramba che sorpresa, mi ha detto, ma Andrea, cosa mi ha detto? Prima sei invecchiato, non ti riconoscevo. Quindi un belino che sono un gruppo giovane. Siamo un gruppo. Ma siamo giovanissimi, ma siamo degli anni 60, 66. Non è quello il problema. Ma siamo degli anni 60. Che non parla c'è quello. E quello è il problema. Si potrebbe lanciare invece un messaggio ai giovani di ritornare a studiare il dialetto genovese. Bisogna parlare genovese, perché se non ti parli te la scordi, il problema è quello che comunque c'è Nishu, il merengue che parla senese, quindi è quello, se ti vai in Portogallo o in Uzbekistan, che parla in uzbeko, ti ripai Chani, se magari Nishu che te parla in senese, ti ripai in Belina, anche se ti va a scuola, anche se ti va a studiare l'inglese, ti ripai in casa di vita, quindi l'unica cosa da fare è parlare senese e poi a Bari. E poi venire tutti numerosi a ascoltare voi a Baratto, quindi ognuno di voi porti qualcosa. Noi barattiamo la nostra musica per... Se non vuoi portare niente, basta che si portino loro, che già fanno. Non è che... Bene,
Io sono molto contenta di avervi sentito suonare e vi prometto, anzi vi assicuro. Anche io? Sì. Sono bene. Benissimo. Grazie. Grazie per averci ascoltato. E vi prometto che vi inviterò al Teleturchino. Naturalmente saremo ospiti di Liguria New. Possiamo portare la chitarra a suonare? Certo, assolutamente sì. Saremo anche ospiti di Liguria New, che è condotta da Emiliano Rosasco e Pierpaolo Podestà. Un saluto. E vi contattiamo presto. Sono contenta veramente di avervi conosciuto. Molte parole in genovese non le ho capite, però poi dopo me le faccio tradurre da voi, quindi sono a posto. È una volta che imparo bene il genovese. Allora, non capisce cosa dice, non è. Appunto. Sono io che sono una genovese sbagliata, tagliata male. Un caro saluto alla Gina, alla Pina, alla Gisolina, alla Cesarina, a Cerepitoni, che sono gli amici dei bari, a Sappi, Saps, a Paul Worgen and the Ballions, che sono una banda di amici, che sono amici. Salutiamo anche Reco, tutti i ragazzi, salutiamo Reco, mi fino a un po' bene, però Camoglio, io ho fatto la scuola a Camoglio, mi sono diplomata a Camoglio. Porca troia, ma è già finito, vengo qua per sentirti, ti è già finito. Diccelo. Ha detto che facciamo sempre delle interviste postate. Ce la facciamo arrestarli tutti o no? No, non li arrestiamo. Ciao mai vigili, ciao mai carabinieri. Ci ha rovinato il finale. Belli, ciao mai vigili. Metteremo dei beep. Metteremo dei beep almeno nell'intervista. Comunque va bene, io vi ringrazio tantissimo e saluto tutti gli spettatori. Grazie. E il prossimo appuntamento? Il 15 di agosto facciamo una grande festa. Salutare. Vieni, fai saluta. Faccio salutare. È una zucchina un po' rotta. Nostro, vieni. Cavallo di battaglia, che è l'ortolano satanico, che non vende carote, non vende tomate, non vende patate, non vende ardiciocche, le vende solo succhi. Bravo. Quindi il 15 di agosto qua una grande festa con discoteca, aperta a tutti sulla spiaggia, invitiamo tutti quanti, naturalmente chi è in vena di portare casini se ne stia pure a casa. No, ma devono far casino evitando casini. Esatto, far casino evitando casini. E niente, io vi saluto tutti quanti, alla prossima. Ciao. E sicuramente ci saranno altre belle sorprese. Ciao il graffio! Ciao!